Allora, è uscito da poco il secondo volume del Re dei Re, il Sosia, quindi è il libro successivo al Il Re dei Re. E ovviamente ho letto prima Il Re dei Re, dove ci sono tutte le tabelle genealogiche, tutte le scoperte su Gesù storico e poi il seguito. Questo libro, Il Sosia, perché è partito? Perché mi sono chiesto, noi usiamo non solamente un approccio storico, ma anche un approccio scientifico in tutte le nostre ricerche. Mi sono chiesto, da un punto di vista scientifico e medico, ovviamente è impossibile una resurrezione dalla morte. Quindi cosa successe a Gesù, a questo personaggio? Perché dopo il processo compilato e la crocifissione di cui si parla nei Vangeli sinottici, Gesù si dice che risorge dai morti, viene visto, se ne parla Paolo e tante altre persone, parlare con 500 persone, interagire con queste persone, mangiando, bevendo, parlando. Ovviamente, anche se fosse stato solo un crocifisso, i danni da chiodi lunghi 12-15 centimetri sarebbero stati danni permanenti che gli avrebbero impedito di camminare. E noi Gesù lo vediamo nei vari racconti dopo la resurrezione, camminare, ad esempio insieme a Cleopa quando andava ad Emmaus con gli apostoli. È stato toccato addirittura da Giuda Tommaso che non credeva alla sua risurrezione, eccetera, eccetera. Quindi compie tutta una serie di azioni che ci fa presupporre il fatto che, oltre a essersi salvato dalla crocifissione, abbiamo due ipotesi: o fu legato al palo, allo Stauros, oppure fu sostituito da qualcun altro al suo posto, e quindi questo gli permetterà di, subito dopo che Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo disinfettarono le sue ferite con aloe, mirra, quindi avevano proprietà analgesiche, antidolorifiche, antinfiammatorie, eccetera, di farsi rivedere poi da tutti quanti. E abbiamo affondato ancora di più in questo libro le ricerche per cercare di capire cosa successe nel processo più famoso del mondo, quel processo davanti a Pilato, dove vi abbiamo fatto vedere nel libro, i re dei re non tornavano assolutamente conti, erano state violate numerosissime, norme sia ebraiche che del diritto giuridico romano. E quindi era un racconto privo di consistenza dal punto di vista storico, un Pilato, prefetto, autorevole, che veniva trattato dagli evangelisti come fosse un uomo del popolo, succube dei sommi sacerdoti e degli ebrei che chiedevano la morte di Gesù. Sommi sacerdoti che tra l'altro che chiesero la morte di Gesù, che erano tutti parenti di Gesù, ve lo dimostriamo, avete tutte le tabelle genealogiche sia nel Re dei Re che nel Sosia, che Anna, il sommo sacerdote a cui fu portato Gesù, era il fratello di Maria, la madre di Gesù, Caifa era il genero di Anna. Perché quindi questi sacerdoti accusarono Gesù davanti a Pilato, essendo tutti i suoi parenti? Abbiamo affondato quindi ancora di più sulla storia per cercare di capire quello che è successo in quel processo, e attraverso dei documenti trovati a testo copto, trovato a Nag Hammadi in Egitto, siamo riusciti infine a dare soluzione a quello che successe e che trova quindi una logica ora su tutti gli eventi di quel processo, tanto che nelle ultime 30 pagine del libro abbiamo ricostruito i motivi che portarono all'arresto di Gesù, il processo fino alla sua liberazione, un processo
processo dove il soggetto autore di questa cospirazione in primis fu Antipa, figlio di Erode il Grande di Maltace e la Samaritana, e che vide implicato addirittura l'imperatore Tiberio, oltre ad alcuni suoi emissari. La Gammadi è un posto molto importante dove furono scoperti questi testi gnostici, quindi pre-cristiani, proprio perché Gesù era figlio di Maria, che era figlia del sommo sacerdote Simone, figlio di Boeto. Simone era sacerdote ad Alessandria d'Egitto, ed abbiamo dato prova che tutti i personaggi, Gesù e i suoi parenti, erano erodiani. Ed è, questo è qualcosa di sconvolgente, perché dire Gesù era un erodiano cambia completamente la storia che ci è stata raccontata fino ad oggi. Non solo, ma discendevano, quindi anche Erode il Grande, discendevano tutti quanti da dai sommi sacerdoti, in particolare da Gesù, sommo sacerdote, che fu liberato poi da Ciro il Grande dopo i 50 anni di cattività di Nabucodonosor, che imprigionò le persone più importanti del popolo ebraico quando distrusse il Tempio di Gerusalemme. E allora andiamo a vedere un attimo queste genealogie, perché rispetto a Re De Re abbiamo dato una correzione, poi vi spiego il perché, cioè i conti non mi tornavano, no? Noi abbiamo Maria Boeto, figlia di Simone, figlio di Boeto, che ebbe da Erode il Grande Filippo, lo chiameremo Filippo II. Filippo sposerà Erodiade, da questa relazione nacque Salomè, che sposerà Filippo, che chiameremo primo, il tetrarca, perché ebbe come eredità una tetrarchia alla morte del re Erode il Grande. Da Giuseppe invece Maria ebbe, come sappiamo, Gesù. Quindi Filippo II e Gesù da parte materna sono fratelli, ovviamente. Che cosa successe? Che nel 34 dopo Cristo, ovviamente, Filippo I tetrarca, tra l'altro un'altra delle scoperte importantissime, Filippo I tetrarca è cugino di primo grado di Gesù. Perché? Cugino di primo grado perché era figlio di Cleopatra di Gerusalemme, e che era sorella di Giuseppe, entrambi figli di Faglione. Faglione era uno zio di Erode il Grande, fratello di Antipatro, padre di Erode il Grande. E dopo che fu scoperta la cospirazione di Maria e Giuseppe, anzi di Maria, di Antipatro, il primo figlio di Erode il Grande, di Teudione e altri personaggi nei confronti di Erode il Grande, Maria, Giuseppe e Gesù fuggirono in Egitto, e quando tornarono dopo la morte di Archelao, ma Giuseppe, come vedremo, tornò prima perché sedò una rivolta in Giudea, andarono proprio nella tetrarchia di Filippo il tetrarca, dove c'è la Gaula di Tite e il Monte Gamala, dove Gesù racconta di alcune vicende che gli accaddero. Questi personaggi erano terapeuti, riportarono in auge il culto di Baal, quindi il dio sole, ecco perché venivano chiamati figli della luce, che in Egitto risorgerà con Aton, portato proprio dai patriarchi biblici, in quanto dimostriamo che Akhenaton era fratello di Mosè nei quattro libri della tetralogia di Codex Yahweh, dove parliamo dell'Antico Testamento. Torniamo a noi. Filippo nel 34 morì, e Salomè a questo punto sposò Aristobulo di Calcide, che era figlio di Erode di Calcide, fratello di Erodiade. Ok? Da questo matrimonio nacquero tre persone, tre figli: Aristobulo,
Agrippa ed Erode. E Paolo di Tarso, quando andò da Aristobulo, disse: saluto Erodione, che vuol dire piccolo Erode, mio parente e quelli della casa di Aristobulo. Non solo, ma Paolo di Tarso lo troviamo anche, ci racconta tutto Tito Flavio e Giuseppe, con Agrippa e con Costobaro, quindi quella Agrippa era questo personaggio, che furono mandati da Cestio Gallo, da Nerone, per dire all'imperatore che i motivi della rivolta che stava accadendo a Gerusalemme, rivolta che portò poi alla prima guerra giudaica, era colpa di Gessio Floro, il procuratore romano, che depredò denaro dal tempio di Gerusalemme, passa un gatto fuori al giardino. E quindi tutti questi personaggi hanno una relazione di parentela con Paolo di Tarso. Ma Paolo di Tarso ci dice anche, andò a trovare Rufo, e tra l'altro noi troviamo Giuseppe che sedò una rivolta insieme a Rufo e a Grato, quindi questo Rufo a cui si riferisce Paolo di Tarso doveva essere un nipote di quel Rufo, e sappiamo tra l'altro che Rufo è anche il nome di uno dei figli di Simone il Cirenaico. Chi è questo personaggio? Simone il Cirenaico fu colui che prese la croce di Gesù quando Gesù cadde alla quinta stazione, sostituendo la sua figura a quella di Gesù. Bene, Paolo di Tarso, dicevo, dirà: saluto Rufo e sua madre, che è anche mia madre. Quindi questo Rufo, figlio di Simone di Cirene, era fratellastro di Gesù. Perché? Perché Filippo II, Filippo II sposò colei che diventerà poi la moglie di Simone il Cirenaico. Ovviamente di tutto quello che stiamo dicendo porteremo tantissime prove, abbiamo ricostruito tutto il processo, ma le prove che portiamo in questi due libri, Il Sosia e Il Re del Re, dopo 2000 anni, gettano nuova luce su tutto quello che successe sulla figura storica di Gesù e su Simone di Cirene, che sostituì Gesù prendendo la sua croce e che permetterà a Gesù di essere liberato e di farsi rivedere vivo, sano e vegeto. Quindi spero che leggete questi libri, perché siamo davanti a qualcosa di epocale grazie a queste nuove scoperte storiche, che ovviamente dovrete appurare leggendo i libri. Non entriamo nel dettaglio delle prove, che ovviamente hanno richiesto tantissimi anni di lavoro e che vogliamo che visionate per poi diffondere e condividere a tutti quanti. Grazie.